Io non lo fermo. Grazie, grazie ancora. E niente, una piccola nota tecnica: stasera non siamo soli, nel senso che siamo collegati con altre quattro sale, Senigallia, il Malatesta, eccetera, eccetera, che saranno appunto in streaming, vedranno e potranno assistere al dibattito. Siamo molto contenti di essere riusciti a fare questa operazione. E però, prima di tutti, scusate, è la diretta. Io, prima di far intervenire Ilaria, dare la parola a Giulio e Fabio, volevo ringraziare una persona che, collegato con noi, ci ha dato la possibilità, insomma, di raccontarci cosa vuol dire riuscire a tenere il pubblico fermo, immobile, per un'ora e mezza, un'ora e quaranta, rimanere ammutolito alla fine dei titoli di coda, fino all'accensione luci, perché comunque Alessandro è quello che ha impersonificato Stefano Cucchi. Facciamo un applauso ad Alessandro Borghi. Alessandro, grazie per essere qua. Alessandro. Alessandro, ti sentiamo. Ci siamo, Alessandro? Sì. Eccoci, buonasera a tutti. Ciao, ciao. Bene, grazie Alessandro. Grazie. E grazie per essere qui. Dicevamo, noi, come sei riuscito ad entrare nel personaggio? Cosa, quanto hai studiato? Cosa ti è rimasto e cosa non ti uscirà, penso, mai più fuori da Stefano Cucchi? Ma guarda, io quello che posso dirvi è che è stato uno dei viaggi più incredibili della mia vita. Ho cercato di rinunciare a me stesso per portare sullo schermo un messaggio che per me era davvero importante, e quello che mi rimane è un film bellissimo di cui vado estremamente orgoglioso e fiero, e spero davvero che, come ho già detto, il cinema non ha ancora il potere di portare un processo al termine, ma ha il potere di insinuarsi nelle coscienze delle persone. Quindi quello che mi porto è la speranza che possa essere l'inizio per qualcosa di nuovo, per Stefano Cucchi, ma soprattutto per tutti quelli che verranno dopo Stefano Cucchi. Grazie Alessandro, io provo a passarti una persona che conosci molto bene. Voglio ringraziare Alessandro, gliel'ho già detto più volte a voce, perché con questa interpretazione mi ha restituito un po' di Stefano. Grazie Alessandro. Ti voglio bene. Bene, niente, facciamo l'ultimo applauso ad Alessandro, ringraziamolo. Questo era un fuori programma, chiaramente, che non avevamo indicato, ma siamo molto contenti di averlo potuto fare. Grazie Alessandro, grazie ancora. Grazie a voi, grazie con il cuore davvero a tutti di essere al cinema, grazie davvero. Grazie, ed è bello quando il cinema riesce a raccontare delle storie. Io ringrazio e passo la parola a Giulio del Centro Sociale Grizzly di Fano, che condurrà insomma il dibattito. Nel frattempo io prendo le sedie, grazie. Noi ovviamente ringraziamo Carmine e tutto lo staff del Politeama e del Malatesta, perché oggi abbiamo fatto comunque una cosa enorme, e sono centinaia le persone che questa sera contemporaneamente nella nostra città e anche a Senigallia hanno guardato questo film. Ci accomodiamo. Allora, ovviamente la nostra intenzione è quella di lasciare più spazio possibile a Ilaria e Fabio, e la prima che non è una domanda, è una suggestione. Appunto, parlavamo di visioni collettive con migliaia di persone in tutte le città, organizzate nei posti più
più vari, nel senso da cinema, spazi sociali, piazze, aule universitarie. C'è stata una risposta molto forte, che non è una risposta all'andare a vedere un film perché è il film del momento, è una risposta che noi pensiamo che sia una risposta che è una presa di parola collettiva, è quasi una manifestazione pubblica di vicinanza. Questo è quello che ci siamo sentiti nel vedere le varie piazze piene di gente. La prima suggestione che ti chiediamo è se era una cosa che vi aspettavate. Intanto buonasera, ciao e grazie a tutti. Stasera avete visto la nostra storia, la storia di Stefano. E devo dire che sono emozionata. Prima Fabio mi ha ripresa perché ho parlato poco, ma io mi emoziono a vedere tutta questa gente qui ferma in questa sala a seguire la storia di Stefano. E non posso, guardando voi, e vi ho anche fotografati prima, non ricordare da dove siamo partiti. Siamo partiti dalla fine di questo film, da me che fisso Stefano, o quello che restava di Stefano, su quel tavolo dell'obitorio, che lo fisso, che osservo l'espressione del suo volto, che mi fa capire perfettamente la solitudine, il dolore nel quale è stato lasciato morire, che fisso quell'espressione chiedendomi quale essere umano può aver fatto una cosa del genere ad un suo simile. Lo guardo e dentro di me, in silenzio, gli dico: Ste, scusa, perdonami, è colpa mia, non ti ho saputo proteggere, non ho capito, ma ti giuro che non finisce qui. Essendo qui oggi davanti a voi, osservando in queste ore, in questi giorni, tutto l'interesse enorme che c'è intorno alla storia di mio fratello, ricordo quel giorno, ricordo la solitudine, ricordo i miei viaggi in giro per l'Italia da sola, e lasciando i miei figli piccoli a casa per andare dall'altra parte del paese a parlare a platee magari spesso di 4, 5, massimo 10 persone. E ricordo la promessa fatta a Stefano: ti giuro che non finisce qui. Ecco, non è finita lì. Oggi avete visto la sua storia. La sua storia è chiara, evidente, si basa sugli atti, non c'è nulla di inventato e nulla di romanzato. E la sua storia è drammaticamente vera. È tutto ciò che ha vissuto Stefano. Era chiaro ai miei occhi quel giorno all'obitorio. Era chiaro agli occhi di Fabio quando per la prima volta gli feci vedere le foto che lui mi costrinse a far scattare perché bisognava poter dimostrare tutto, quando io lo ritenevo una cosa inutile, superflua, crudele, perché in fondo la giustizia avrebbe fatto il suo corso. Fabio la sapeva molto più lunga di me. La giustizia non ha fatto assolutamente il suo corso. La giustizia è stata la fine della vita di Stefano, perché lo avete visto, Stefano è morto anche di giustizia. E la giustizia è stata crudele e ingiusta con questa famiglia che, nonostante tutto, per tutto quel tempo del calvario di Stefano e per tutti i 9 anni successivi, aveva continuato a fidarsi di lei. Ecco, è chiaro quello che è successo a Stefano, ma ci è voluto il nostro sudore, mio e suo, di tutti questi anni, per far arrivare quelle verità anche in un'aula di giustizia. Di questo devo dire grazie a Fabio Anselmo, ma devo dire grazie anche a tutti voi che non ci avete mai abbandonato, che siete diventati sempre più numerosi e che giorno dopo giorno ci fate capire che Stefano e la sua morte non è un problema soltanto della famiglia Cucchi, ma è un problema che riguarda tutti. Io veramente non so come ringraziarvi, non so come esprimermi la mia emozione e la mia gratitudine. Giustamente Ilaria diceva una cosa che abbiamo detto anche all'inizio: la storia di Stefano è la storia di tutti, la sua pelle è la pelle di tutti, di una persona normale, la storia che potrebbe essere di chiunque in questa sala. Allora
A Fabio Anselmo vorrei chiedere, proprio perché non è la storia di una persona o di una sola famiglia, ma è una storia di tanti. Noi sappiamo che in questo paese ci sono state tante altre vicende e che la questione degli abusi in questo paese è una questione completamente irrisolta e che andrebbe affrontata una volta per tutte, non solo nelle aule di tribunale, ma anche a livello culturale, sociale anche direi. Ti vorrei chiedere due battute su questo, tu che ne hai seguite tante nelle aule di tribunale. Buonasera a tutti, penso che voi abbiate sentito l'introduzione all'altro filo, eravate collegate? Ah no, non erano collegate, quindi non... Siccome lei mi dice sempre che dico sempre le stesse cose, almeno voi non le sentite per la prima volta. Sì, esiste un problema che non è un problema isolato, esiste un problema di rispetto dei diritti umani, esiste un problema di carattere culturale, ma il problema ce l'abbiamo tutti noi. Io rifiuto un'idea antagonista di carattere politico, penso che sia un problema di carattere culturale, un problema di carattere sociale, perché la politica poi la leggiamo noi alla fine e il comune sentire siamo noi. Quel comune sentire che ha portato Ilaria così avanti nella sua battaglia di verità, ma quel comune sentire che purtroppo da un po' di anni è un po' troppo dominato da un sentimento di paura che forse non è proprio veramente una paura giustificata da una realtà vera. E io ho iniziato con Federico Aldrovandi, quello che vorrei dire, però questa sera, cioè, sono passati più o meno tutti da me, purtroppo queste morti cosiddette definite, è un bruttissimo termine, ma lo sono, morte di Stato. Stefano, si vede chiaramente che cosa è successo. Si parla di casi che personalizzano, i casi vengono denominati con il cognome delle vittime, che però perdono l'identità. Le battaglie giudiziarie sono senza esclusione di colpi, sono senza pietà, sono estremamente difficili, chiedono alle famiglie dei sacrifici terribili. Io sono costretto a fare i processi sui media, sono stato accusato di questo, ma lo faccio appositamente, perché altrimenti io non ci arrivo mai ai processi, vengono tutti archiviati. Gli stessi giudici delle sentenze che hanno condannato il responsabile della morte di Federico Aldrovandi mi hanno riconosciuto questa, diciamo, questa opzione, che è riconosciuta anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, l'esercizio dell'interessamento dei media, dell'opinione pubblica, come strumento di controllo su quelle che sono le deviazioni dei corsi giudiziari che non seguono il corso naturale. Noi purtroppo abbiamo un sistema giustizia che va a due velocità, una per le persone normali e per gli ultimi, e una per i cosiddetti potenti, coloro che rivestono dei ruoli, coloro che hanno capacità economiche. I processi sono terribilmente costosi, se hai la possibilità di pagarti avvocati e medici legali e di spendere e impegnare tutto quello che hai, riesci a sostenerli con esito incerto. Se non hai queste capacità, sei fuori. E più delle volte sono processi contro il morto e contro la famiglia del morto, e devo dire che ultimamente anche contro l'avvocato della famiglia del morto. Però sì, questo film è importante, perché questo film, come voi avete potuto vedere, non regala niente, è estremamente severo con Stefano, molto severo, forse anche un po' troppo, devo dire. È fatto sui verbali, rigorosamente sui verbali, quei verbali della prima inchiesta, i quali ovviamente non sono stati teneri con Stefano, e molti dei quali sono stati smentiti e corretti, soprattutto per quanto riguarda le sue condizioni. Però la gran parte dei dialoghi è effettivamente ricavata da questi verbali. Il 90, è impressionante, perché il 90-95% dei dialoghi, delle battute, sono reali, sono realmente accadute. E per questo che è un film vero. Noi stiamo un po' girando l'Italia per incontrare quelli come voi che sono sensibili, che si recano al cinema per conoscere la vicenda umana di Stefano. E io non amo parlare di politica, non amo parlare di film politico, di valori politici. Io preferisco parlare proprio di questo film
perché rappresenta la persona, restituisce la persona alla gente, all'opinione pubblica, al comune sentire e a Ilaria, che ha visto rappresentare in questo film in maniera straordinariamente reale una famiglia, io definisco meravigliosa, una famiglia onesta, una famiglia che ha rispettato sempre la legge, ha rispettato lo Stato, ma che dallo Stato non è stata assolutamente rispettata. E nonostante questo, una famiglia che continua a rispettare lo Stato, continua a credere nella giustizia, continua a credere nelle istituzioni. E il messaggio che lancia questo film, oltre, ripeto, a restituirci Stefano come persona, come essere umano, è anche questo. Umanità. Umanità e umanità. Questo ormai è diventato il nostro slogan. Stefano Cucchi, come Federico Aldrovandi, come tanti altri, ma oggi parliamo di Stefano. Era un essere umano, un'anima, una vita, con i suoi pregi e con le sue debolezze e con i suoi difetti. Era quello che avete visto. È morto di sofferenza, è morto di dolore. Non l'ho mai detto prima queste presentazioni, io lo dico, è giusto che voi lo sappiate. Avete visto quando Stefano è stato apposto il catetere perché non riusciva più a urinare spontaneamente. Ecco, voi dovete sapere una cosa. Mentre i periti del primo processo sostenevano che questo catetere era stato apposto soltanto per comodità, in realtà Stefano è morto in maniera terribile. Cerco di essere proprio diretto, chiaro. Non riusciva più a urinare, si è ostruito il catetere. Le foto scattate tremende durante l'autopsia, quelle che ha fatto scattare anche ad Ilaria, lo documentano. Nel momento in cui voi non riuscite, non potete per qualsiasi motivo contingente andare in bagno ed evacuare e urinare, cominciate a soffrire quando dentro di voi si accumula nella vescica una quantità di urina pari a 300-350 cc. Cominciate a soffrire seriamente, a sudare freddo e a sentirvi male quando, e a cominciare a sentire anche dolore quando arriva a 500, massimo proprio 600. Stefano aveva 1450 cc di urina che le hanno strappato le fibre addominali interne. Questa è la morte di Stefano. E questa noi la dimostreremo nel processo in corso. E come dico a tutti, noi avremo giustizia, perché Stefano è morto per quel pestaggio e senza quel pestaggio noi non saremo qui e voi non sareste qui. Ilaria, mi rendo conto poi che non è neanche, mi scuso anche per le domande, perché non è facile neanche porle oltretutto. Quello che Fabio ha parlato di processo al morto, no? Tutta la prima fase, la prima parte. Quindi quello che mi interessa, che volevamo chiederti era che oltre il non riuscire mai a magari a vedere uno spiraglio da quello che sono le aule di giustizia, volevamo chiederti, perché penso che si parlava di umanità e noi ci sentiamo molto vicini alla storia di Stefano, quanto pesa la macchina del fango costante di pezzi molto vasti del, diciamo così, di un blocco di potere che potrebbe essere molto vago, adesso non ci entreremo, che va da contesti molto diversi anche fra loro, che però hanno come se un unico obiettivo sempre quello di processare anche culturalmente e mass mediaticamente la vittima, di rendere in altri casi magari non come la vicenda di Aldrovandi o altri i responsabili quasi dei perseguitati, e in più anche un attacco proprio frontale senza alcuna remora nei confronti di chi come te, la tua famiglia e come tante altre, penso a,
a Patrizia Moretti, Lino Aldrovandi, ma ce ne sarebbero anche altri, di essere costantemente attaccati solo perché non ci si arrenda all'idea che non si possa neanche minimamente mettere in discussione quella che è la verità già decisa. E Dino Budroni, voglio ricordare anche lui. Processo al morto, io lo definisco così, processo al morto. Poi ho capito col tempo e seguendo Fabio nelle aule di giustizia, negli altri processi simili al nostro, tenete presente che fino a quel giorno io non c'ero mai entrata in tribunale. E ho capito che le dinamiche sono sempre le stesse, ecco, si cerca di far ricadere la colpa della morte principalmente sul morto stesso. Voi non avete idea di quante volte io mi svegliavo la mattina ed andavo in quel tribunale in un processo interminabile, lunghissimo, udienze fittissime, e chiedevo scusa a Stefano perché di fatto si stava celebrando un processo a lui. Io guardavo Fabio e chiedevo: ma avvocato, ma è normale che accade questo? Non si parlava di chi l'aveva portato alla morte, delle cause della morte, ma in quel processo si parlava di Stefano, si parlava del suo carattere, si parlava della sua magrezza, si parlava dei nostri rapporti familiari, si parlava addirittura della cagnetta di Stefano, perché Stefano aveva una cagnetta che si chiamava Miki, e in aula venivano fatte e veniva concesso di fare domande su che fine avesse fatto la cagnetta di Stefano, ad insinuare che noi l'avessimo abbandonata e che quindi che cavolo stavamo a rompere le scatole alla giustizia. Eppure siamo andati avanti perché io avevo fisso nella mente, fisso nel cuore l'immagine di Stefano l'ultima volta che l'avevo vista, perché Fabio aveva ben capito da quelle foto e da quello che stava succedendo lì dentro che era tutto assolutamente sbagliato. Io ho assistito con i miei occhi, ho visto consulenti, periti, volerci convincere in tutte le maniere che Stefano, quello che avete visto oggi nel film, quello che è morto di dolore da solo come un cane, era morto di suo e sarebbe morto anche a casa sua. Ho visto grandi luminari e simulare, ma giuro, li ho visti simulare quella caduta dalle scale con cui Stefano si sarebbe procurato tutte quelle lesioni di cui poi è morto. Però siamo andati avanti a testa alta, perché la verità era quella che avete visto qui e noi la sapevamo, e la sapevano tutti coloro che avevano avuto il fegato di guardare quelle foto che la mia famiglia è stata costretta a mostrare. Perché vedete, se la giustizia fosse davvero giusta, andrebbe avanti da sola, seguirebbe il suo percorso, invece non è così. Invece quella famiglia, da quel momento in poi, dalla fine di questo film, è stata costretta a farsi carico di un ruolo che non le apparteneva, a farsi carico di quella che è diventata col tempo una vera e propria battaglia, da sola, contro tutti e tutti, per dimostrare quello che era chiaro ed evidente anche ai miei bambini, che allora erano piccolissimi. All'inizio erano in pochi ad essere al nostro fianco. L'avete vista la scena davanti all'obitorio di quella gente che ci dice si è spento? Ero piccola, ero sola e non sapevo che cavolo fare. Però dopo aver visto il cadavere di Stefano sono tornata a casa, ho incontrato le mie cugine e ci è venuto in mente Federico Aldrovandi. Poco prima c'era stata la sentenza di condanna dei suoi assassini e allora ci siamo messi alla ricerca di Fabio. La mattina dopo l'ho chiamato, gli ho spiegato rapidamente cosa era successo e lui mi disse: faccia scattare le foto. Ho detto: mazza, sono strani questi avvocati del nord, le foto devo far scattare, cioè, mio fratello è morto in quelle condizioni. Eppure ci voleva questo, ci voleva mettere in piazza il nostro dolore, ci voleva non poter vivere il nostro lutto nel chiuso dei nostri affetti. E così abbiamo fatto, siamo andati avanti e quelle persone che all'inizio erano in poche, che c'erano vicine, sono aumentate sempre di più. E abbiamo concluso quel processo assurdo, quel processo al morto, con qualcosa che doveva essere la fine di tutto. Assoluzione di tutti per insufficienza di prove dopo 6 anni di battaglie sulla nostra pelle.
tutti venivano assolti. Quel giorno dissi a Fabio: abbiamo vinto. Fabio mi guarda e mi fa: mi sono giocato la cliente. Allora Ilaria, metti seduta, ti spiego. Abbiamo perso alla grande, hanno assolto tutti. E io continuavo a ripetergli: Fabio, abbiamo vinto. E l'ho ripetuto e alla fine Fabio mi ha guardato ed ha capito perfettamente cosa volevo dire. La nostra battaglia non era stata inutile e non è inutile. La nostra battaglia serve per Stefano e serve per tutti gli altri Stefano. In quei tribunali aveva perso la giustizia, non la famiglia Cucchi, non l'avvocato Anselmo. La giustizia aveva ammesso però per la prima volta il suo fallimento, per la prima volta aveva ammesso che Stefano Cucchi non era morto di suo. E da allora è iniziato tutto. Su questo che siamo entrati anche nelle fasi processuali ed è, come dicevi tu, è ripartito tutto e adesso siamo a un'inchiesta bis, a un processo bis. E volevamo sapere intanto quali sono le dinamiche che si stanno mettendo in campo e a che punto è questo processo. Ma il processo è un ottimo punto. Gli imputati questa volta sono quelli giusti, le intercettazioni lo dimostrano e anche tante altre prove. L'imputazione giusta, omicidio, preterintenzionale, falso, calunnia. Quelli che erano i testimoni del processo di cui ha parlato, di cui ha parlato Ilaria sono gli imputati di oggi. È un processo complesso, però abbiamo la Procura di Roma a nostro fianco, non siamo più da soli. E è un processo che arriverà fino in fondo, io ne sono sicuro, noi arriveremo a giustizia, e ne sono certo. Di solito Ilaria lo sa, sono sempre molto cauto e anche non così ottimista, anzi la prima cosa che disse Ilaria quando venne in studio con la sua famiglia, dicevo: preparatevi perché verrà archiviato questo caso. Adesso posso dire serenamente che siamo durante questa istruttoria dibattimentale serrata, difficile sicuramente, ma ovviamente è molto diverso il clima che possiamo vivere, anche perché prima avevamo come principale nemico la Procura di Roma e poi i legali degli imputati. Noi abbiamo fatto un processo suicida contestando una causa di morte assolutamente ipocrita e completamente fasulla. Si parlava di lesioni dolose lievi. Questo film è impressionante per come ricostruisce Stefano e le condizioni di Stefano e i lividi e l'aggravarsi di quelle condizioni, che è proprio documentato dalle cartelle degli ospedali dove è stato ricoverato. Io ho fiducia è come se per 7 anni avessi corso con un zaino con 100 kg di cemento sulle spalle e adesso improvvisamente mi trovo a correre lasciando per terra quello zaino e senza di esso, perché avere la procura di fianco, avere un PM molto bravo come il dottor Mussarò e avere finalmente una giustizia che ha un corso regolare, non violentato e non astratto e non deviato, è veramente una sensazione strana, particolare. Certo, è una maratona, 9 anni. Ragazzi, sono 9 anni che facciamo questo processo, con un record di sentenze riformate, poi annullate, poi riformate, poi annullate. Ora secondo me però ci siamo e abbiamo fiducia. Questo devo dire partendo proprio da quella, partendo da voi, partendo da quell'ondata di ribellione, di protesta rispetto ad una sentenza che veniva sentita come proprio una presa in giro, l'ennesima presa in giro del normale cittadino, della normale famiglia che si deve rapportare con lo Stato e che dallo Stato non riceve ciò che ha diritto di ricevere. Ecco, la forza di Ilaria è proprio questa, è che tutti si medesimano in lei, al di là della materia spinosa specifica, cioè della morte di Stefano per mano di carabinieri che hanno eseguito il suo arresto, al di là di questo, questa
questa battaglia strenua, questo fatto di essere integerrimi, di aver rispettato rigorosamente la legge, di avere quella droga che si vede nel film è stata consegnata dai genitori, che l'hanno trovata dopo che Stefano era morto e dopo averlo visto in quelle terribili condizioni. Avrebbero potuto buttarla via, buttarla nel water, farla scomparire, tanto ormai il reo era morto. Avevano visto come era morto il loro figlio, come era stato trattato dalla giustizia di fronte ai giudici per quasi un'ora, in quelle condizioni nessuno ha detto niente. Avrebbero avuto tutte le ragioni, tutti i motivi per essere indulgenti, quantomeno nella sua memoria, e dire vabbè, insomma, almeno questo non glielo facciamo subire. E invece l'hanno consegnata a quella stessa procura, a quei stessi magistrati che nel processo erano nemici e parlavano di Stefano come un cafone maleducato. Perché? Perché reagiva alle cure in quel modo. Ora sfido chiunque con un dolore come quello che aveva Stefano, con la schiena rotta in due punti, ad essere affabile e, diciamo, nei confronti e in un contesto, nei confronti di chi non si occupa realmente delle sue condizioni, in un contesto come quello dove lì c'è finito perché è pestato da uomini dello Stato. E tutto quello che ha dovuto subire la famiglia nel processo, praticamente per la gente normale, al di là della sensibilità o meno per questo tipo di temi, per gli abusi di polizia, ha rappresentato quasi un'immedesimazione, cioè un senso di frustrazione che ogni giorno il cittadino può purtroppo subire dallo Stato nei vari servizi che pretenderebbe di avere dallo Stato e che invece magari non riesce ad avere. E quindi la famiglia Cucchi e Ilaria è diventata un simbolo di questo, di rivendicazione del proprio ruolo, dei propri diritti e anche di manifestazione di straordinaria rettitudine che mette proprio in difficoltà chi quella rettitudine dovrebbe tutelare e dovrebbe rappresentare. Faccio solo velocemente, si diceva molta gente si è immedesimata nella battaglia, nella tua lotta Ilaria, nella tua Fabio, senza dover per forza diventare degli eroi. Vi ricordo che tu poco dopo, in una delle prime manifestazioni che denunciavano quello che era successo a Stefano, tu dicevi: Stefano non è un eroe, Stefano non è un eroe, questa storia va vissuta per un ragazzo normale. Io a proposito di questo ti dico una suggestione che è successa proprio oggi rispetto a questa proiezione. Molte delle persone, alcune delle quali sono presenti in sala, molte persone ci hanno scritto su Facebook dicendo: voi avete organizzato sta roba con Ilaria Cucchi e avete letto le dichiarazioni di Antonio Sbordone. Noi questa cosa l'abbiamo detta prima nell'introduzione, non voglio entrare sul discorso del questore di Reggio Emilia, però questo stava nel fatto che, leggo testualmente, sono solo due, se nel 2015 ci fosse stato il taser Aldrovandi sarebbe ancora vivo, per fermarlo al tempo furono costretti ad usare i manganelli. Anche qui il processo si fa quasi che il problema fosse stata la dotazione delle forze dell'ordine, non eventualmente come hanno agito, ma non è quello il punto. Il punto era, che volevo tirare fuori da questa cosa, è che nel leggere questa dichiarazione, che nell'opinione pubblica è stata vista come una provocazione in questi giorni rispetto all'uscita del film su Stefano e rispetto all'immedesimazione, in tantissimi ci hanno scritto dicendo: questa è una provocazione, cioè questa sera... No, adesso forse si eccede anche in alcuni casi, nel senso che poi c'è una passione forte che ha travolto in tutta Italia rispetto a questa proiezione, però credo che sia anche un risultato dell'enorme coraggio e dell'enorme lavoro fatto, quindi ti chiedevo una suggestione rispetto a questo, ci è venuta oggi e ci è sembrato comunque, al di là delle dichiarazioni tremende su cui non ci entriamo neanche, però ci è sembrato un segnale importante che venisse colta come una cosa assurda, probabilmente in un altro contesto, in un altro momento sarebbe passata sotto traccia, ecco.
Beh, forse la storia di Stefano e la visione di questo film fa paura, perché apre gli occhi e risveglia le coscienze. Chi guarda questo film è costretto a porsi delle domande, per forza. E inviterei tutti coloro che criticano a guardarselo questo film. Ma di critiche, di accuse ne abbiamo sopportate tanto, direi che abbiamo le spalle larghe. A coloro che dicono che ho strumentalizzato Stefano rispondo che sì, l'ho strumentalizzato, lo strumentalizzo e continuerò a farlo, perché attraverso Stefano e attraverso strumenti come questo film, per esempio, cercheremo di dar voce a tutti gli altri Stefano e non voglio dimenticarli mai, che ogni giorno, quotidianamente, sono costretti a subire soprusi nel disinteresse pressoché generale. Sulle dichiarazioni del questore posso dire qualcosa? No, è veramente eccentrica questa dichiarazione, simpatica, nel senso che noi subiamo critiche, cioè da chi non ha visto il film, dicendo si emettono sentenze senza aspettare l'esito dei processi. Cioè, la morte di Federico Aldrovandi è passata in giudicato con sentenze da ormai 6 anni. Ci sono sentenze passate in giudicato che dicono e ricostruiscono i fatti in maniera chiara e sembra che in questo caso però queste sentenze non esistano. Cioè, vorrei un pochino più di coerenza. Poi le dichiarazioni del questore sono simpatiche perché ammette comunque con questa dichiarazione che è stata usata una violenza oltre i limiti del lecito su Federico. Ora, io non è che voglio parlare troppo del caso di Federico, voglio solo dire che era un ragazzino di 18 anni, appena maggiorenne, incensurato, che andava regolarmente a scuola, che non aveva mai fatto del male a nessuno, come tanti, che era disarmato e che non stava facendo del male a nessuno. Punto. Poi io ci ho scritto anche un libro con tutti i vari retroscena. Magari il questore, se lo leggesse, prima di parlare sarebbe meglio. Primo, il taser. Mi hanno chiesto un sacco di giornalisti che cosa ne penso, perché dopo queste dichiarazioni, chiaramente, ma io poi sono stanco, perché ragazzi, nel 2012 la Cassazione ha chiuso, e poi non solo, ma c'è la Cassazione che ha chiuso anche il processo bis sui depistaggi. Cioè se questo per alcuni sindacati di polizia, per qualcuno che si è voluto fare carriera politica, non basta, non esiste, e si organizzano manifestazioni di solidarietà nei confronti di coloro che sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per la morte di questo ragazzino di 18 anni, si danneggia l'immagine dell'istituzione, si arreca dolore proprio ingiustificato alla famiglia, che non vede l'ora di mettere una pietra sopra ed elaborare il proprio lutto, il proprio dolore. Patrizia ha ridotto drasticamente da tanti anni le sue comparizioni in pubblico, e nonostante questo è oggetto continuo di attacchi, gli applausi, le manifestazioni di solidarietà ai colleghi sotto gli uffici del comune dove lavora Patrizia, a Ferrara, che non è certamente New York, insomma, no, cioè, e poi anche queste dichiarazioni estemporanee, cioè, ma lasciatelo in pace. I giudici, io li ho contati, adesso non mi ricordo quanti, se 20-30, hanno tutti, nei vari gradi di giudizio, hanno tutti detto come sono andati i fatti. Punto. Stefano, cioè Federico Aldrovandi è morto mentre in 4 lo stavano picchiando con i manganelli, anzi in 3, e uno gli dava dei calci e lui supplicava aiuto, diceva basta, aiutatemi. Questo è successo a Federico Aldrovandi, cioè non è che me lo invento, sono atti del processo, sono ricostruzioni delle sentenze che sono parate in giudicato. Viva Dio, se ci criticate perché c'è questo film ancora prima della sentenza, non capisco perché continuate ad attaccare e a mettere in discussione la morte di Federico Aldrovandi quando sono 6 anni che i giudici hanno chiuso questo processo. Chiedete la revisione, che se non vi va bene, ma non la potete chiedere perché correte anche dei rischi, perché sono stati condannati per omicidio colposo. Però non dimentichiamo che esiste una telefonata drammatica dove c'è uno dei condannati che ancora col fiatone riferisce al collega: l'abbiamo pestato di brutto per mezz'ora. Cioè, però questo non basta, questo non basta, e questo sinceramente è un po' disarmante, perché
al di là del taser, la polemica sul taser, io personalmente il taser ha fatto diversi morti in giro per il mondo, perché poi se lo usi con un cardiopatico, con una persona che è portatore di pacemaker, e poi dipende anche da come lo usi, manganello è mezzo lecito, però le norme che regolano gli interventi di polizia sono assolutamente perentorie, non lo puoi usare sulla testa, non lo puoi usare sulle parti del corpo diverse dalle gambe e nelle e lo devi fare in certe circostanze, cioè in quattro su un ragazzino di 18 anni che ha, il cui volto porta chiaramente il segno lungo un livido di un manganello, ne hanno rotti due, ne sono andati rotti due di manganelli. Dipende da come lo usi, ci vuole buon senso, ci vuole umanità. Sono stati fatti tanti slogan in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, no? Si è parlato onestà, onestà, certo, certo. Io adesso però dico umanità, umanità e umanità, e basta mistificazione. Ma noi, penso di parlare a nome di tutti, vi ringraziamo per essere venuti fino a qua. Cercheremo di essere sempre al fianco della famiglia Cucchi, come di tante altre vicende, e speriamo che siano sempre meno, e ci auguriamo un futuro migliore per il nostro paese e per le vite di tutti noi. Grazie di cuore di essere stati qua, Fabio Anselmo, Ilaria Cucchi. Un'ultima cosa, è impressionante, adesso noi qui siamo sul palco, però in altri cinema oppure a Venezia c'erano 1500 persone, vedere questa piccola donna e tutte queste piccola, sei piccola, adesso c'hai i tacchi ma sei piccola, dai, vedere questa piccola donna circondata da 1500 persone, tutte con le lacrime agli occhi, che non volevano lasciare il cinema, come voi che vi siete fermati a chiacchierare con noi, tutti intorno. Cioè, questa donna è veramente speciale, veramente. Grazie, grazie. Grazie, grazie ancora di Lara e Fabio. Sì, da Lama. Sarà difficile uscire poi. Grazie.